L'undicesima festa del volontariato, una festa particolarmente interessante perché raduna 67 grandi associazioni che sono sparse un po' per tutta la provincia e che fanno parte di diversi ambiti, vanno dall'ambiente al sociale, al sociosanitario, al culturale, quindi tanti mondi molto interessanti. Siamo qua per conoscerci tra di noi innanzitutto e per farci conoscere alla cittadinanza, far capire quanto è importante avere il volontariato nella nostra provincia e spiegare qual è il nostro ruolo, che è un ruolo che in qualche modo aiuta la gente a star meglio, crea benessere, non è certo quello di sostituirci agli obblighi degli enti e delle istituzioni. Il volontariato è un valore molto importante. A Bergamo e nella Bergamasca è uno dei valori al più alto livello. I volontari di Bergamo sono fra i più numerosi di tutta Italia e questo ormai lo sanno tutti, ma perché in realtà il volontariato è un luogo di comunicazione, di aiuto, di sostegno, dove ci si ritrova e ci si dà non solo una mano a vicenda, ma dove si condivide qualcosa di serio, di importante, dei valori che valgono davvero nella vita, che sono quelli che poi ti restano anche quando esci dal mondo del volontariato. Queste sono 9 associazioni dell'ambito 1 di Bergamo che si occupano di trasporto sociale, che di fronte al bisogno delle persone anziane e delle persone con disabilità e fragilità in generale, che si trovano sole durante il fine settimana, hanno pensato proprio di lavorare insieme per cercare di realizzare un servizio nuovo che potesse appunto occuparsi e proporre loro delle attività per stare insieme durante il tempo libero. Una serie di navette gireranno il sabato e la domenica durante i mesi estivi proprio per accompagnare queste persone all'interno di alcuni luoghi di svago, di luoghi di tipo culturale, ludico o semplicemente utili per l'attività quotidiana.